Buonasera a tutti, sono l'avvocato Cercara, noi già ci conosciamo da tempo, quindi praticamente ci salutiamo calorosamente. Oggi vogliamo parlare della migrazione, era un concetto di cui avevo già detto qualche cosa, che c'è questo articolo della rivista che io amo e che leggo più di tutte le riviste al mondo, perché mi interessa questa materia. E però quando ha parlato di questo argomento ne ha parlato soltanto in termini positivi, la migrazione. Come dire, qui dicono soltanto gli aspetti positivi, che è una cosa che è sempre avvenuta, che promuove il benessere sociale, che consente una maggiore possibilità di lavoro, che amplia le possibilità sociali, generali, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ora io ho fatto una risposta alla mia rivista e ve la traduco perché è in inglese. Dunque, come le ale affezionato lettore della vostra rivista, sono dispiaciuto del vostro, diciamo, articolo sulla migrazione. Ho questo articolo perché io poi leggo molto in ritardo i numeri, è dell'aprile 2016, ma ha tutta la sua attualità ancora oggi, naturalmente. Oh, guarda, per rimanere nell'attualità, sta andando in giro su internet una intervista a un giovane ricercatore, il quale ha potuto dimostrare, prove alla mano, con la misurazione dei giri e dei viaggi che fanno le navi, quanto sia falso tutto quello che viene detto abitualmente dalle televisioni italiane, che nessun recupero di naufraghi è avvenuto nello stretto di Sicilia. Ma i cosiddetti naufraghi sono raccolti dalle navi italiane appiccicate alla costa libica. E quindi, a norma delle leggi vigenti in termini di diritto nautico, questi pseudo naufraghi dovrebbero essere trasportati nella base più vicina, che sta, mi pare, in Tunisia. Questi invece vengono portati in Italia, quindi è tutto un giro di soldi e di sfruttamento. Noi diremo al momento opportuno, l'abbiamo già detto, abbiamo anche denunciato il Vediamo Papa. che cosa ho scritto io per Esattamente. No, questo questa articolo. mia aggiunta era Perché necessaria. sì, è importantissimo. Io ho detto: mi dispiace della vostra, quello che avete scritto sulla migrazione, perché è largamente parziale. È parziale. Esattamente. Voi infatti presentate la situazione sulla migrazione soltanto sul lato positivo, sugli aspetti positivi, Che non ci sono per niente. senza considerazione alcuna dei negativi, quelli negativi, che invece sono molto più persistenti e sussistenti. Se l'ostilità agli immigranti è un errore, non cercare le cause è molto peggio. Questo è Bravissimo. scritto tutto in inglese. Dunque, i gruppi internazionali finanziari hanno interesse perché l'immigrazione vada avanti, perché questo significa annichilire il welfare degli stati. Quindi Bravissimo. abbassare i diritti sociali dei lavoratori e far decrescere i loro salari. Questo è il primo input. Gli È organi della stato comunità europea. denunciato quando incominciarono le prime avvisaglie, parlo di una quindicina di anni fa. Gli Una certa organi. pubblicistica, che non vorrei dire esclusivamente di destra, però aveva denunciato queste cose. Allora, gli organi della comunità europea garantiscono questa politica, avallano questa politica delle Certamente, istituzioni finanziarie. sono gli organi dei finanzieri, In aggiunta, la politica è l'Unione Europea, è in mano ai finanzieri. perfetto, quello che abbiamo sempre detto, Esattamente. no? Addizionalmente, in aggiunta, l'immigrazione distorce l'identità sia dei popoli che delle nazioni e induce ad atti di terrorismo. È chiaro che se ci fosse di meno ci sarebbero meno atti, mentre no, loro fanno una distinzione tra terrorismo e cose. Certo, non è che tutti i migranti sono terroristi, ci mancherebbe Ma altro. non c'è bisogno che lo siano. Allora, proprio l'altro giorno hanno tirato fuori un ex stimabile studioso che è stato per lungo tempo professore di sociologia alla facoltà di sociologia della Sapienza nella sede di Via Salaria. Questo professore, che ha sempre sostenuto con ottimismo l'evoluzione della realtà nazionale italiana, e si chiama Mimmo
De Masi, Domenico De Masi. L'hanno tirato fuori perché questo bravo ragazzo, chiamiamolo bravo ragazzo, ha tirato fuori una sua frase che è degna del suo invecchiamento, che vorrei pensare precoce, perché io tra l'altro lo andavo a sentire, faceva delle conferenze eccezionali, ed era veramente una occasione di ottimismo. Ma io ho degli atti che l'associazione mia, allora, fammi finire, che riguardano De Masi. Quando nell'ambito di questa intervista, quando hanno detto che in Italia c'è una crisi delle nascite, e questo bravo uomo ha detto: beh, che problema c'è? Basta andare ad adottare queste famiglie che vogliono dei figli, basta che vadano ad adottare dei giovani orfani o dei giovani in sovrannumero di certe famiglie in Tunisia, in Algeria, in Africa e quant'altro. Vedi, è nell'ambito del progetto. Certo. Quando le famiglie italiane avranno tunisini... Se di distorce l'identità del popolo. Esattamente, avranno col nome italiano, avremo l'operazione portata completamente alle sue ultime conseguenze. Quindi quello che ha detto il dottor Vidale è molto importante, perché io è una risposta giornalistica a un articolo, è una rivista, quindi non potevo scrivere tutto, ho cercato di fare una sintesi. Innanzitutto c'è da dire questo, che le precedenti migrazioni non erano così rilevanti in numero. Adesso la questione riguarda quasi un intero continente, se non più continenti, almeno quello che ha detto l'Istituto Mondiale per la Sanità. Realmente l'immigrazione permette lo sfruttamento di immigranti e l'abbassamento delle condizioni dei cittadini delle nazioni che ricevono gli immigranti, causando conflitti civili. E siamo agli inizi. Poi, perché man mano che la popolazione se ne accorge, prende atto, perché la popolazione ci mette del tempo a prendere atto. Chiaro. Ci mette del tempo. Man mano che la popolazione prende atto, diventa fuori una grande violenza, conflitto. Una grandissima violenza. Più gente, come dice qua, more people, più gente does expand economy. Più gente non significa espansione dell'economia. Assolutamente no. L'economia di loro signori, sì, però. Ecco, se questa... degli sfruttatori attraverso le cooperative. Gente... È vero, caro Papa? Noi l'abbiamo denunciato il Papa, alla Procura della Repubblica. Ma il Papa ha un'altra visione di carattere umanistico, caritatevole e religioso. Stanno a guardare i soldi. Per cui dicono no, vabbè, loro sono d'accordo. Sono interessati al non denaro. Non lo dice davanti a me, perché io tutto quello che riguarda gli aspetti religiosi, quando religioso. Si prendono in discussione argomenti religiosi, vabbè, come sono una persona religiosa, io non partecipo a questi attacchi, ma sono sempre dalla parte difensiva. Vabbè. Sempre. Vabbè, fai quello che vuoi. In Italia molte organizzazioni gestiscono il sistema dell'immigrazione ricevendo contribuzioni di denaro, e più loro trattano male gli immigranti, più essi guadagnano. E non è vero che l'immigrazione non è fermabile, come molte nazioni hanno dimostrato. La signora Theresa May, che voi sapete del governo inglese, ha indicato che non possiamo... che noi non possiamo assolutamente difendere le aziende che pagano gli immigranti meno, ma al contrario dobbiamo difendere i cittadini che vogliono preservare i loro diritti di lavoro. E il loro tenore di vita, oltretutto. Vabbè, in tale maniera noi difendiamo la nostra civiltà prima che la nostra nazione. La civiltà intera. Perfetto. Prima... tra virgolette, queste sono le parole della May, le ripeto anche un'ulteriore volta, ma lo scrivo qui proprio a loro, perché loro stanno a Londra. Questa è la serie principale, questa è Londra, dove sta Theresa May. Esattamente. Prima le industrie devono impiegare i lavoratori inglesi, poi parliamo degli altri. I politici e i commentatori, senza equità, trattano il patriottismo come una cosa disgustosa. L'immigrazione... l'allarme per l'immigrazione come un fatto provinciale, la sicurezza del lavoro come una cosa fastidiosa, la paura della sua criminalità come qualche cosa di illiberale. Noi dobbiamo cambiare tale maniera di vedere e percepire il mondo intorno a noi. Non possiamo considerare tutti questi eventi, come l'articolo purtroppo fa,
senza comprendere ciò che il mondo, le istituzioni finanziarie perseguono. E questo poi finisce così. Allora io ripeto questo concetto qui. Tu che cosa vuoi fare? Vuoi capire il mondo? Beh, puoi occuparti di tutto. Puoi essere la persona più intelligente di questo mondo. Puoi essere la persona più brava. Puoi essere la persona più brava. Puoi essere la persona più religiosa. Puoi essere la persona più profonda. Ma il mondo non lo capisci. Se non capisci le istituzioni finanziarie e le operazioni finanziarie. Non c'è bisogno di stare lì con la matematica a fare i calcoli finanziari e a fare gli algoritmi, perché sono tutti algoritmi, la maggior parte, sono tutti sistemi finanziari, scusate, sistemi matematici, quelli che praticamente loro utilizzano per perseguire i loro fini. Però se non si conoscono le linee fondamentali di questo mondo, la realtà del mondo non si conosce. E quindi questo che dico io a questa mia rivista, perché io la considero mia, è questo: o ci siete o ci fate. Qual è la realtà? E gli dico: guardate che avete detto una cosa, che sappiate che c'è un altro modo di pensare, che c'è qualcuno che ha smascherato quello che ci sta dietro. Guardate, è importante che qualcuno scopra la verità e la dica. Noi come associazione Assoconsumatori facciamo proprio questo, non pretendiamo nulla per noi, ma pretendiamo solo di scoprire la verità. Perché poi la verità, questo devo usare un'espressione cristiana a cui io sono molto legato per la verità vi farà liberi, ha detto il Cristo, e a noi ci farà liberi, però non è facile scoprirla. Certo, senza conoscere almeno le linee fondamentali, le istituzioni finanziarie e le pratiche finanziarie, questa realtà non si conosce. Buonasera a tutti. Allora io devo aggiungere alcune cose. D'accordo. La prima cosa... Vieni qui, che sennò non ti riprendo. C'è un altro numero importante. Esattamente. Però fallo vedere. Vecchio, su Plutone. Ma questo fallo vedere. Fallo vedere. Il professor praticamente Vitali interessa di meno. Io sono un appassionato anche di astronomia. Sì, attenzione, io cerco di conoscere di più certe cose. Però io glielo presto, se no, lui lo può guardare. Ma tanto io non lo... Perché non... tanto guardo questo come immagini... Tanto io non lo leggo, quindi... Non lo leggeresti? Anche perché so perfettamente come e in che modo è stato scoperto Plutone e per quale ragione... Allora a sto punto lo devi dire a tutti. No, vabbè, lo diremo. Devo concludere questo discorso che hai fatto tu, che è importantissimo. Allora, la prima cosa, ritorno sempre a quel video che sta girando vorticosamente, per nostra fortuna, su internet, in cui quel giovane ricercatore fa vedere anche con i dati statistici l'aumento vertiginoso di morti. Ma in chi questi è? Ultimi... De Masi? Questo... No, ma che c'entra De Masi? De Masi è uno di loro. De Masi è ormai uno di loro signori. Ma non è uno studioso, De Masi? È stato professore, adesso in pensione, è stato professore di sociologia all'Università di Roma, che non senti quello che dico. Però non l'hanno tirato fuori perché deve tirar fuori delle cose a favore di loro.